Consigliere Bo. Grazie Presidente. Ma che dire complessivamente di quanto già detto, che da quanti anche mi hanno già preceduto, sui quali condivido molti aspetti, che sono, partiamo, diamo un ordine un attimino agli interventi. Ovviamente noi sosterremo il nostro sindaco rispetto a quello che è il percorso che vuole intraprendere, rispetto a quello che è il percorso che non solo l'intendimento della maggioranza ma anche del programma, che è quello della riqualificazione dell'area. Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che lo scempio della Mandelli, da Sandretto e di altre aree da bonificare siano non degne di una città come quella che vogliamo noi e vorremmo noi per il futuro. E quindi su questo non c'è dubbio che ci attiveremo per non consentire tempi morti e soprattutto decisioni che in qualche maniera rimandino assolutamente le scelte. Certo è che vorremmo condividere questo percorso, e questo percorso, mi avete capito, è chiaro un po' tutti, nel senso che i caposaldi della discussione, che sono discussione complessiva sull'area, protezione e quindi acquisizione del campovolo, discussione per il trasferimento industriale, conservazione di una posizione super partes rispetto agli operatori e ragionamenti successivi anche di perequazioni, che prima si è detto su Corso Marche, ma mi verrebbe da dire perché no anche, visto che è l'area che avremo individuato, è un'area metropolitana, perché no, chiedo scusa, su Via De Misi, perché no anche su Corso Marche, nel senso che l'area verde in qualche maniera in futuro sarà un'area che non sarà solo utilizzata dai collegnesi ma anche comunque dai cittadini torinesi e non solo. Quindi questo vuole essere in qualche maniera anche una riflessione che sicuramente gli esperti avranno già fatto, ma che in qualche maniera potremmo riverificare. Certamente il percorso di condivisione che hanno manifestato alcuni consiglieri non ci spaventa, francamente noi non vogliamo estranearci dal confronto con la cittadinanza e certamente non ci fa paura. Lo strumento del Consiglio Comunale, ma guardate, parlo agli amici della Lega, chi mi conosce in maggioranza sa bene che io non sono mai stato molto, come posso dire, contento dell'uso dello strumento del Consiglio Comunale aperto, proprio perché lo ritengo comunque un passaggio molte volte alquanto retorico e molte volte, come posso dire, poco efficace. Questa mia posizione non è nuova e come tale uno dei motivi per cui non ho aderito alla richiesta. Sui contenuti, francamente, mi sembra che però in questo momento, proprio perché ne stiamo parlando in questa sede, nessuno si sta nascondendo, anzi il problema è un problema serio, lo stiamo affrontando con una certa, diciamo così, caparbietà, perché crediamo che non si possa perdere tempo e quindi già da questo mandato si debba dare segnali importanti alla cittadinanza con la riqualificazione, tenendo conto dei problemi che in questo momento quell'area ha, quindi con una fermata che in qualche maniera in questo momento mette a disagio per quelle che sono le complicanze legate al traffico, perché no in alcuni momenti all'inquinamento, ma certamente, ripeto, non ci spaventa il confronto con la cittadinanza. Adesso studieremo comunque con il Consiglio e con il Sindaco quali saranno i percorsi opportuni. Francamente nessuno pensa di poter trasformare un'area cittadina di nascosto, no, in maniera assolutamente, come possiamo dire, no, non visibile. Di conseguenza parliamo di parecchi metri quadri, quindi come tale certamente vorremmo ascoltare i cittadini, anzi ci farà molto piacere conoscere quello che è il loro pensiero in merito. Rispetto all'esempio della Elbi, anch'io, come ha detto il collega Ciponte, nutro alcune idee che devono in qualche maniera essere
di natura migliorativa rispetto a quell'area e certamente chiederei che vengano in qualche maniera rispettati comunque le famose percentuali di permeabilità e l'identificazione già precisa delle collocazioni, quindi già sapere come sarà sviluppato il progetto sulle scuole, sulle eventuali aree, chiamiamo così, ad uso sociale, quindi case di cura. E certamente non ci vogliamo dimenticare di quelle che devono essere le abitazioni. Consigliere, termini per cortesia. Sì, per le persone disagiate. Detto questo, noi, ripeto, non ci estraniamo dal confronto e non temiamo certamente in qualche maniera di fare il nostro un percorso condiviso. Ad oggi pensiamo che comunque questa amministrazione stia valutando con la giusta attenzione la situazione e certamente non mancherà a breve dei segnali di concretezza rispetto alle scelte future. Grazie. Consigliere. Allora, consigliere Martina, prego. Ma il progetto è talmente grandioso che coinvolge la città tutta su questo. Noi ribadiamo, no? Qualora sicuramente, non posso mettere in dubbio gli intendimenti di questa amministrazione suffragati da deliberazioni e atti amministrativi, si tenesse fede a quanto, no, e lo diciamo serenamente, a quanto previsto nelle delibere programmate e quant'altro, eccetera, eccetera, che sono le cose che venivano fuori, dette da Ciponte e da altri, ecco, noi saremo con la maggioranza a condividere questo percorso. Oggi a noi pare che ci sia una certa reticenza su quanto già deliberato, sulla storia di questa. Pare che ci sia qualcosa che ci sfugge. Vedete, noi abbiamo ricevuto una lettera da quei 50 imprenditori, però poi a noi, minoranza, non è stata data nessuna possibilità di confrontarci pubblicamente con questi, sentirli, eccetera, e confrontare le varie opinioni, eccetera, dove ognuno aveva dei proponimenti da suggerire anche proprio per il futuro della sua azienda, del nostro lavoro. Si diceva da qualcheduno che magari la Mandelli e la Sandretto possiamo fare un'eccezione perché località insalubre, Grovi ed Ortiche. No, signori. Sulla Sandretto e sulla Mandelli si fa ben altro che non la bonifica da rovi e le ortiche. Perché se ci sono le ortiche, i grovi e i topili, facciamo una bella ordinanza ai proprietari di bonificare. Non abbiamo nessuna fretta di scavalcare quello che era il nostro progetto globale. Ecco che allora ci viene proprio opportuno chiedere di entrare di più nel merito di questa deliberazione, perché la Sandretto e la Mandelli sono aree libere e l'unica cosa che interessa ai proprietari oggi è costruirci sopra. È vero che magari facciamo un bel quartierino, eccetera, ma qua sopra salta tutto quello che è la progettualità che noi in questi anni abbiamo cresciuto e scritto su quello che era Via De Amicis. Quindi, nella povertà della mia rappresentanza di forza politica, torno a chiedere a questa amministrazione di darci modo, ecco, di entrare nel merito e condividere questa esperienza, quindi di fare magari un consiglio comunale aperto, ma è anche vero che ci sono delle difficoltà, eccetera, eccetera, e comunque di trovare il modo di confrontarci con la realtà del luogo, con gli imprenditori, con i cittadini che devono condividere una nuova grande progettualità. Consigliere, termini l'intervento. Ecco, quindi io
Naturalmente il mio tempo è finito, ci sarebbe tutto da dire su questa cosa, in bello e in meno bello. Ricordo solo l'impegno per il campovolo sul quale ci siamo giocati tutti qua. Dopodiché torno a chiedere, quindi voterò questa mozione che chiede appunto di aprire la progettualità alla città. Allora la parola al consigliere Cavallone. Grazie Presidente. No, invece questa mozione sinceramente non la votiamo.